Se in questo momento stai avendo delle difficoltà a causa dell'ansia, guarda questo video, perché oggi andrò a spiegarti proprio quelli che sono i fattori di mantenimento delle tue difficoltà e come affrontarli nel modo corretto. Io sono il dottor Andrea Tomassetti, sono uno psicologo specialista dei disturbi d'ansia. Oggi voglio proprio andare al centro, al cuore della questione. Andiamo a vedere insieme quali sono le tre maggiori difficoltà che fanno sì che il tuo problema rimanga ancora vivido e tu stia in questo momento soffrendo a causa dell'ansia. Allora, al primo posto abbiamo il fatto di che la nostra attenzione venga rapita da pensieri angoscianti. Quindi, nella nostra giornata, noi ad un certo punto ci rendiamo conto che subentra un pensiero negativo e la nostra attenzione viene completamente rapita. Iniziamo a rimuginare su quel pensiero. Questo è il primo punto. Al secondo punto abbiamo delle sensazioni fisiche che ci creano disagio, ci creano preoccupazione. Quindi sentiamo nel nostro corpo proprio un certo stato di attivazione, magari un nodo in gola, un'agitazione, la difficoltà a respirare, mani sudate, proprio dei tremori. Ecco. Da queste sensazioni che noi notiamo nel nostro corpo inizia poi il primo aspetto, quello dei pensieri. Quindi noto queste sensazioni, io mi allarmo e la mia mente inizia a presentarmi tutta una serie di pensieri ancor più angosciosi. E quindi io rimango imbrigliato tra sensazioni fisiche e pensieri. Al terzo punto ho delle azioni che io metto in atto che sono purtroppo fallimentari e sono per lo più azioni di evitamento, volte a farmi evitare, a farmi scappare sia dal mio mondo interno sia dal mondo esterno, con l'illusione che facendo così io riuscirò a placare la mia ansia. Questo può avere una certa risonanza all'inizio, nelle fasi iniziali, quindi io scappo da una situazione che mi fa paura e mi tranquillizzo un attimo, però sul lungo periodo questo finisce solo per bloccare e restringere ancora di più la mia vita. Vedi, per ognuna di questi tre pilastri ci si può lavorare in un modo che sia efficace. Io devo imparare a non essere più schiavo dei miei pensieri, a imparare a sganciare la mia attenzione in modo tale che io possa ricentrarmi nel momento presente. Così come io possa non subire le sensazioni fisiche che mi preoccupano e innescare tutto quel treno di pensieri, ma possa avere la capacità di accettare quelle sensazioni che siano fuori dal mio controllo e poi, terzo punto, indirizzare la mia attenzione verso azioni che sono in linea con la vita che io voglio vivere. Quindi non azioni orientate dalla paura e dall'evitamento, ma azioni verso quella direzione di vita che io voglio vivere. Ecco, se tu in questo momento stai avendo delle difficoltà con l'ansia e riscontri che c'è una certa risonanza con questi tre aspetti qui, quindi hai dei pensieri difficoltosi, delle sensazioni fisiche difficoltose e stai mettendo in atto delle azioni che sono più di evitamento, che restringono la tua vita, ecco, voglio invitarti a guardare il video completamente gratuito dei 7 passi per la libertà dall'ansia. Io ho creato un video dove vado ancora di più nel dettaglio su queste dinamiche che ti ho spiegato. Quindi ti mostro proprio quelli che sono i 7 passi da mettere in atto per liberarti completamente, una volta per tutte, dall'ansia. È un video appunto completamente gratuito. Ti basta cliccare sul link, inserire il tuo nome, il tuo cognome e la tua mail e ti arriverà questo video completamente gratuito sulla tua casella di posta elettronica. Perciò, se stai avendo difficoltà in questo momento con l'ansia, clicca sul link, inserisci il nome e la tua mail e ci vediamo dall'altra parte.